Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzio del Sud. Oggi rispolveriamo una mia vecchia rubrica, ovvero il gioco che non mi piace, e parliamo di Clash of Decks, lo starter kit del primo Kickstarter. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Allora, qualche premessa prima di iniziare. Di questa rubrica è uscito un unico video, per adesso, che è This War of Mine, che trovate a questo link se volete approfondire. E ai tempi il video fu molto apprezzato da tante persone, ma altri lo criticarono ferocemente, a tal punto da arrivare a minacce e offese in privato, però non voglio approfondire oltre. E bisogna dire che io di questo contenuto negli anni avrei voluto far uscire tanti video, tra cui Lord of Hellas, Wingspan, Viticulture, Celatane di Quedimburgo, ma poi, vi dico la verità, per me il gioco non vale la candela, nel senso che fui un po' abbattuto dalla situazione di Sword of Mine perché non passò il messaggio giusto e decisi di lasciar stare per concentrarmi su altre tipologie di contenuti, come esempio le classifiche, versus e i tutorial. Ma ho deciso oggi di recuperare un po' di coraggio e riprendere questa rubrica. Però vanno fatti dei chiarimenti così da evitare spiacevoli situazioni sia per questo video che per quelli in futuro. Vediamo se questa volta ci riesco. Allora, innanzitutto, io non mi reputo un influencer, per quello ci sono altri canali che lo fanno molto meglio di me e infatti vi consiglio quelli. Io sono un giocatore che vi parla da giocatore per i giocatori e esprimo il mio pensiero. Infatti il motivo per cui nel mio canale non esistono voti e cose del genere è perché io voglio ragionare con voi, farvi capire il motivo per cui a me una cosa piace o non piace e quindi lì voi dovete elaborare il mio messaggio e capire se la cosa rientra nei vostri gusti oppure no. Secondo me andrebbe fatto così. Altra nota è che questa rubrica non è fatta per bocciare un gioco, ma è semplicemente spiegarvi i motivi per cui a me non è piaciuto. Infatti succede che molte volte nel mio canale vi parlo di giochi che a me piacciono, ma questo accade perché io mi informo, leggo i forum, vedo su BGG le caratteristiche del gioco, mi leggo il regolamento, lo provo in digitale se c'è, ovviamente ci sono le sorprese, per cui a me il gioco poi per un motivo o per l'altro delude, ma nella maggior parte dei casi io vado a puntare su dei titoli che mi interessano, mi ispirano e poi ve li faccio conoscere, ok? Infatti questa rubrica è fatta solo esclusivamente per dirvi io ho provato questo gioco ma c'è stato qualcosa che mi ha purtroppo deluso, non mi è piaciuto e voglio spiegarvi il motivo. Allora, prima di entrare al contenuto del video vi dico un'altra cosa molto carina. Clash of Decks mi ha intrigato non solo perché io sono un backer della prima campagna Kickstarter, ma anche perché ne ho visto parlare molto bene sui vari forum, social, altri canali YouTube, lo stavano elogiando praticamente dovunque e quindi ho detto wow, questo deve essere un gioco molto interessante, significa che non solo hanno avuto una bella idea tramite il Kickstarter, ma poi è riuscito anche un bel gioco. Allora, partiamo dalla base. Per me l'idea Kickstarter è fantastica, molto furba, perché stiamo parlando di un gioco, un mazzetto di carte, di 40 carte, che è stato dato gratuitamente e si pagavano solo le spese di spedizione, mi sembra $2, 2 euro a mazzetto, io infatti ne ho presi due, e l'idea è molto bella. Fra l'altro loro, gli autori, furono chiari dicendo che quel primo Kickstarter era per una base, ma poi ne sarebbero usciti altri andando a espandere il gioco se piace. Infatti dal lato dell'autore, dell'editore, è tutto chiarissimo e non ci sono problemi. L'idea è carina, ovvero andare a fidelizzare la clientela proponendo un contenuto inizialmente gratuito e poi, se piace, andare a spendere per altri contenuti aggiuntivi, un po' come si fa con i videogiochi. Molto bella l'idea, mi è piaciuta, però per me Clash of Decks si ferma qui. Cosa non mi è piaciuto? Allora, innanzitutto potevano gestire meglio le spedizioni per i vari backer. Ho trovato assurdo il fatto di far partire la seconda campagna Kickstarter, vi lascio comunque tutti i link in descrizione e nei commenti, senza che tutti i backer avessero ricevuto la propria copia. Significa perdere molte persone e perdere anche parecchia fiducia, il che è un po' controproducente per quello che si è fatto con la prima campagna, visto che comunque era stata presentata molto bene e con un'idea fresca. Altra cosa, poi è il gioco. Secondo me andava fatto un po' di testing, perché il gioco è funzionale, è carino, veloce e accessibile, ma ci sono dei problemi non da poco. Innanzitutto non è bilanciato. Io l'ho provato in tutte le modalità facendo almeno una ventina di partite. Abbiamo provato sia con i mazzi pre-costruiti, il draft è quello con i mazzi costruiti dai giocatori, ma niente da fare, ci sono delle carte fin troppo potenti che ho trovato devastanti. E questo è il primo problema. Però effettivamente dalle modalità del draft, innanzitutto quella
costruita, che per noi è stata la principale, si rimuovevano subito quelle carte e quindi si evitava questo difetto. Oltre a questo, ho trovato un problema ben più grave, che è la rigenerazione dei punti vita della carta Torre Bastione, ma andiamo con ordine. Ogni giocatore ha 9 carte in mano, Torre Bastione che sta a sinistra, e poi altre 8 carte che sono creature o incantamenti. E cosa bisogna fare? Mettere in campo creature e incantamenti, vabbè gli incantamenti tornano subito, e su due linee differenti cercare di fare danni prima alle creature avversarie e poi fare danni al forte. Ogni danno che passa al forte noi lo spostiamo da sinistra verso destra, e se arriva all'estremità destra si perde la prima vita. Ciò significa che il forte torna di nuovo subito a sinistra, e se riaccade una seconda volta la stessa cosa, cioè che il forte va all'estremità destra della nostra mano, abbiamo perso la partita. Molto bella la cosa che la mano e il numero di punti salute che abbiamo, infatti carino il fatto che se mettiamo più creature in campo abbiamo meno punti salute nella nostra mano, e belli anche i concetti delle due linee o del fatto che il mana rappresenta il numero di carte che abbiamo sempre nella nostra mano, e infatti si è puntato a sintetizzare tutto all'inverosimile cercando di creare un gioco di carte competitivo in 30-40 carte. Questo mi è piaciuto, ma c'è il problema che vi stavo dicendo prima, ovvero la rigenerazione. Quando voi utilizzate gli incantamenti e questi tornano in mano, oppure vi vengono sconfitte le creature e queste tornano comunque in mano, tornano sia all'estremità destra, che è carino perché vuol dire che non tornano immediatamente ma torneranno successivamente, però c'è un problema. La torre sostanzialmente rigenera i punti salute perché si risposta di nuovo verso sinistra piazzando carte a destra. E questo crea un problema perché le partite tra giocatori bravi o carte bilanciate, insomma persone che sanno giocare, si vanno a creare degli stalli e le partite potrebbero andare avanti per 30-40 minuti. Questo mi ha devastato il gioco perché, avendo fatto numerose partite, finivano in due scenari possibili. Il primo, o perché un giocatore è troppo bravo, c'erano carte troppo sbilanciate, vinceva devastando l'altro giocatore, si chiudeva davvero in 5 minuti. Proprio l'altro veniva devastato e non riusciva più a recuperare. Era un continuo perdere punti salute con la carta Forte Bastione. Il secondo caso, e se invece le combo si abbinavano per entrambi i giocatori, stessa esperienza d'edizione, allora lì si va sullo stallo. Questo è un problema perché un gioco che parla di durata massima 10 minuti me lo porti a 40, facendo sempre le stesse cose perché abbiamo 8 carte in mano e le azioni sono sempre quelle, diventa snervante, almeno lo è stato per me. Ci sono stati rarissimi casi in cui lo stallo si andava a sbloccare perché un giocatore puntava sempre le stesse cose e man mano andava a sfondare, però secondo me non è carino e non, a me non ha divertito, perché rifare sempre le stesse cose per cacciare un punto vita ogni turno e quindi andare a prolungare la partita non è una bella scelta di design. A me infatti non è piaciuto ed è il motivo per cui questo gioco non l'ho apprezzato e l'ho fatto rientrare in questa rubrica. Quindi carte sbilanciate e i possibili stalli, oppure chiusure immediate senza possibilità di recuperare gli altri giocatori. Per me è un gioco che mi ha divertito la prima partita, ma poi non mi ha divertito più. È troppo sintetizzato. Ok, io sicuramente non mi ritrovo in questo target, sono sicuro che ci saranno tanti altri giocatori che apprezzeranno moltissimo questo gioco, infatti sono contento per loro. Tra l'altro, se l'avete apprezzato, recuperatevi le espansioni che sembrano davvero molto carine, tematiche. Però purtroppo io non l'ho apprezzato per questi motivi. Ora, stiamo arrivando alla conclusione del video, quindi questo è il mio pensiero, il motivo per cui non è piaciuto, ma se non è piaciuto a me, probabilmente non significa che non piacerà nemmeno a voi. Fatevi un pochettino una vostra idea anche da quello che vi ho detto e non cercate di recepire il messaggio del video come questo gioco è demolito, è orribile, non lo dovrò giocare. No, anzi, se possibile, provatelo in digitale, mi sembra che c'è su Board Game Arena, su qualche piattaforma in digitale, provatelo lì. Se lo apprezzate sono contentissimo, se non lo apprezzate non fa niente, i giochi comunque li si prova. Quindi, io vi ho detto la mia, fatemi sapere invece la vostra. Il gioco vi è piaciuto? No? Cosa ne pensate delle campagne Kickstarter? Volete che io vada a recuperare questa rubrica in futuro? Faccio uscire altri video? Insomma, commentate, dite la vostra qua sotto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per la pazienza e per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!